Il sogno di avere cibo per tutti segue l'uomo dalla notte dei tempi. Un desiderio che ci ha portato a cercare addirittura di modificare la stessa natura. Prendiamo l'agricoltura. Da sempre l'uomo cerca di trovare prodotti migliori che rendano di più e per farlo modifica, incrocia varie specie per ottenere un frutto migliore. Intendiamoci, non c'è nulla di male in tutto questo, ma dobbiamo essere consci del fatto che mettere le mani su quelle cose può creare sempre dei problemi che devono essere gestiti. Prendiamo il frumento, ad esempio. Perché non selezionare una spiga che sia più produttiva? Una spiga più produttiva significa maggiore produzione senza incrementare le superfici coltivate. E così si inizia ad usare una nuova specie e le aziende alimentari si abituano ad usarla e tarano i loro processi produttivi su quel tipo di grano. Temperatura dei forni, tempi di cottura sono standard e quindi non vogliono più nessun altro tipo di prodotto. E quindi è un po' il cane che si morde la coda e i grani vecchi vengono abbandonati in virtù di monocolture intensive sempre uguali. Ho fatto anche un video che parla di questo in modo più preciso e puntuale, vi metto il collegamento nella descrizione, andate a vederlo dopo. Dopo però, adesso finite questo prima che è altrettanto interessante. Solo che se madre natura, a quella specie che oggi abbiamo selezionato noi, non ci era arrivata, beh, un motivo ci deve essere. Magari quella selezione che noi usiamo era stata anche tentata dalla natura, ma aveva subito gli effetti della selezione naturale. Uno dei problemi con queste monocolture, ad esempio, è che attirano molti parassiti. Se lasciamo fare la natura, per quella specie non ci sarebbe futuro. Ma noi la vogliamo e quindi mettiamo in atto tutta una serie di pratiche per poter continuare a produrla lo stesso. E quindi, se dobbiamo usare degli antiparassitari, noi lo facciamo. All'inizio di questa rivoluzione produttiva, il problema dei parassiti era enorme. Si cercavano dei prodotti quindi per aiutare le coltivazioni, prima naturali e poi chimici. All'inizio del secolo scorso, uno dei più usati era il paradicloro-difenilatricloroetano. Magari vi dice qualcosa se lo chiamo col suo nome comune, DDT. Guarda che è un grande prodotto, DDT, estremamente efficace. Nel Wisconsin aveva permesso di aumentare la produzione delle patate del 60%. Sostanza efficace, ma inquinava il terreno, avvelenava i mammiferi, uccelli, pesci, e poi anche l'uomo, se non in maniera diretta attraverso l'alimentazione. Così, una delle principali sfide di quegli anni era proprio quella di trovare il prodotto che fosse efficace come il DDT, ma che non avesse gli stessi effetti negativi. E una delle società che più si impegna in questo senso si chiama Union Carbide, ed è fondata nel 1898 ed ha la propria sede in Virginia, negli Stati Uniti. Produce sostanze chimiche ed è una di quelle che durante la guerra fa gli affari migliori. Durante la Prima Guerra Mondiale è leader nella produzione dei filtri per le maschere antigas e dei gas per i dirigibili. Durante la Seconda Guerra Mondiale viene addirittura coinvolta nel progetto Manhattan, quello che portò alla realizzazione della prima bomba atomica. Ma la Union Carbide è principalmente un'azienda chimica. Dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa uno dei giganti della chimica planetaria e produce di tutto, dalle bottiglie di plastica, ai repellenti per zanzara, al liquido antigelo, addirittura il silicone per le protesi al seno. Dicevamo che anche la Union Carbide sta studiando una soluzione al problema dei pesticidi e tra i suoi dipendenti, Harry Haynes, Herbert Morfield e Joseph Lambrecht, hanno l'intuizione giusta. I primi due sono entomologi, il terzo Lambrecht è un chimico e inventano lo Experimental Insetticide 77, che poi tutti comunemente chiamano 7-7. È una polvere di cristalli biancastra solubile in acqua. La Union Carbide lo chiamerà poi Cabaril e verrà poi commercializzato con il nome di Sevin. Stupendo il Sevin, eh? La Union Carbide dice che si può persino bere, al punto tale che nella pubblicità si vede Herbert Morfield che ne assaggia qualche granello. Io onestamente non so se lo farei, ma non si può negare che non sia un prodotto che ha tantissime applicazioni. Può essere usato su tanti tipi di coltivazioni ed è efficace su larve, uova, insetti, oltre al grande vantaggio di non essere nocivo per l'uomo. Ed è potentissimo. Arriva ad eliminare anche insetti resistenti ad altri prodotti. Viene usato anche polverizzato sui muri, sulle travi delle case per eliminare zanzare, grafaggi, cimici. Il suo uso può essere esteso anche a cani e gatti per eliminare pidocchi e zecche. Insomma, è una vera panacea. Ha una sola controindicazione, deve essere usato saltuariamente perché può provocare una selezione di ceppi resistenti alla sua azione. L'unico problema è che si deve passare per sostanze estremamente tossiche nelle fasi intermedie della produzione. Ad essere onesti, la tecnica di sintetizzazione iniziale, quella inventata da Haynes, Morfield e Lambrecht, era diversa, ma la Union Carbide ne cambierà subito il processo per renderlo più economico. La ricetta, per così dire, è abbastanza semplice, anche se io vi sconsiglio cautamente di produrvelo in casa. Si prende un po' di fosgene e si aggiunge della metilammina. Da questa reazione si ottengono due molecole di acido cloridrico e una di isocianato di metile. A questo punto si prende dell'unnaftolo e lo si aggiunge all'isocianato appena prodotto. Quello che si ottiene è il Sevin.
Il fosgene è un gas usato come gas nervino. L'isocianato di metile è una delle sostanze più pericolose che noi conosciamo. Un gas terribile l'isocianato, uccide anche senza la necessità di ingerirlo. Basta respirarlo. È devastante. Se respirato, distrugge i polmoni, arriva persino a rendere ciechi all'istante. Trovarsi all'interno di una nuvola di isocianato di metile non lascia scampo, anche perché è un gas abbastanza persistente, cioè significa che tende a restare sul posto per parecchio tempo. I risultati dei test sulle cavie dell'isocianato di metile furono così devastanti che la Union Carbide decise di non pubblicarli su nessuna rivista scientifica. Una delle prime fabbriche a produrlo si trova in Virginia, nella Kanawha Valley, un'azienda modernissima nella quale vengono messi in atto tutti i più recenti sistemi di sicurezza. Le tubature devono essere perfettamente stagne, le vasche sono tutte refrigerate, una serie di termostati, valvole di non ritorno, giunti, dischi di rottura, flussimetri, sonde termoelettriche e manometri si vigilano sulle apparecchiature più sensibili. Erano talmente certi della sicurezza dell'impianto che nessuno rivelò alla popolazione che viveva nei pressi che cosa realmente producessero. L'impianto viene messo in funzione e nei paesi vicini tutti iniziano a sentire subito come un odore di cavolo lesso. Loro non lo sanno, ma questo è l'odore tipico dell'isocianato di metile. Evidentemente gli impianti non dovevano essere così stagni e l'odore di cavolo lesso non abbandonò più quella valle. Andiamo avanti con la storia. Nel 1934 viene fondata la Union Carbide India Limited. È una sorta di diramazione della Union Carbide Corporation USA che diventa in questo modo uno dei primi investitori statunitensi in India. È una società per azioni di proprietà della Union Carbide americana per il 50,9%. Il resto delle azioni è in mano, in parte azionisti privati, prevalentemente indiani, e in parte allo stesso governo indiano. Qualche anno dopo inizia in India la rivoluzione verde, ossia quell'approccio innovativo ai temi della produzione agricola che, attraverso l'impegno di selezionate varietà di vegetali, fertilizzanti, fitofarmaci, acqua, vuole permettere un incremento importante nelle produzioni agricole, soprattutto nelle aree più depresse del pianeta. E il governo indiano ci si butta con tutte le energie di cui dispone. Tra l'altro, per quanto riguarda l'India, ci sono anche dei progetti internazionali per aiutare quel paese ad uscire dalla sua arretratezza. Programmi che prevedono anche la sostituzione delle coltivazioni di miglio con quelle di mais, di grano, di riso. Certo, servirà molta più acqua, ma soprattutto serviranno anche più sostanze insetticida. E la Union Carbide fiuta l'affare. Il calcolo è semplice. In India ci sono milioni di contadini. Se il 10% di loro iniziasse a usare il saving, la società farebbe un sacco di soldi. Meglio ancora, la Union Carbide decide di produrre il saving direttamente sul posto. L'investimento sembra giustificato. Qualche migliaio di tonnellate di prodotto all'anno coprirebbe le spese di costruzione e gestione dell'impianto. L'accordo tra la Union Carbide e il governo indiano è del 1966 e prevede una fornitura immediata di 1200 tonnellate di saving in cambio della costruzione di un impianto entro 5 anni. E ci mettono 3 anni a trovare il posto giusto per costruirlo. Nel 1969 il governo indiano affitta un terreno alla Union Carbide. Si trova nel centro del paese, nello stato del Madhya Pradesh. La città dove verrà costruito questo modernissimo impianto si chiama Bhopal. Bhopal è una città bellissima, una delle più affascinanti del paese. Nel 1722 un generale afghano, Dost Mohammed Khan, si era così innamorato della zona da volerla rendere la capitale del proprio regno. Così la città si riempie subito di palazzi, di moschee, di giardini, tanto da diventare famosa come la Baghdad dell'India. Un secolo dopo il regno di Bhopal diventa un principato nell'ambito dell'India britannica e inizia a distinguersi per la ricca cultura, le sue tradizioni di tolleranza, per le istituzioni progressiste. Il tutto grazie al lavoro di 4 sovrane musulmane che si erano arrivate addirittura ad imporre l'educazione primaria gratuita e l'emancipazione delle donne. Solo nel 1956 avviene in India quella riorganizzazione che porterà alla sostituzione dello stato di Bhopal con quello più vasto del Madhya Pradesh. Il terreno identificato per la costruzione dell'impianto è a 2 passi dalla città, anzi, oserei dire che si trova proprio all'interno della città stessa. E qui, se volete, possiamo già fare una piccola considerazione. Perché costruire una centrale che tratterà sostanze pericolosissime nei pressi di una zona con una tale densità abitativa? Stiamo infatti parlando di un'area con un numero di abitanti di quasi 1 milione di persone in una zona centrale prossima alla stazione ferroviaria, molto vicina ai quartieri più poveri e sovrappopolati. Secondo il piano urbanistico della municipalità, non era possibile infatti costruire un'industria che mettesse esalazioni tossiche in una zona in cui i venti dominanti rischiassero di sospingerle verso aree densamente popolate.
e questo era proprio il caso della Spianata Nera, dove i venti soffiavano da nord a sud, cioè verso i Basti, la stazione, i quartieri sovrappopolati della città vecchia. Nessun problema. Basta non parlare della pericolosità delle sostanze che lì verranno prodotte. Ma in India si prende comunque questa notizia con molta soddisfazione. Nella fabbrica lavora un sacco di gente, servono muratori, carpentieri, elettricisti, idraulici, e quelle persone, una volta ultimati i lavori, potranno essere assunti come operai dell'impianto. La Union Carbide decide per questo motivo di costruire un centro di formazione all'interno della struttura. Tra il 1979 e il 1980 viene aggiunta all'impianto una sezione per la produzione dell'isocianato di metile, che fino a questo momento la Union Carbide era costretta a importare. Però i costi sono troppo alti e quindi, giustamente, si decide di produrlo in loco. Ma non è solo un problema di costi, ci sono anche altre problematiche legate ad esempio al trasporto. Questo è un gas che reagisce praticamente con tutto, soprattutto con l'acqua, e le cose peggiorano nel caso in cui nell'acqua ci siano delle impurità di qualsiasi tipo, e quindi va tenuto isolato, in contenitori alla pressione di 1,3 atmosfere, dove viene pompato come isolante dell'azoto. Troppo complicato farlo venire da fuori, meglio produrlo e stoccarlo all'interno dell'impianto. O meglio ancora cercare di non stoccarlo. Si produce l'isocianato di metile e immediatamente lo si usa per produrre il selin. Si chiama produzione a ciclo continuo. È una fabbrica unica al mondo questa, perché è l'unica che produce selin al di fuori del territorio statunitense. 500 milioni di tonnellate di selin, nel medio termine, sono una produzione minima per giustificare la costruzione dell'impianto e poi iniziare anche a guadagnare. Fatti due conti, la Union Carbide capisce che per iniziare basterebbe vendere un chilo di prodotto ad ogni contadino indiano, il gioco è fatto. Un obiettivo raggiungibilissimo per una multinazionale americana che si apre su un mercato completamente nuovo. E la produzione di selin però è un processo pericoloso, la gente lo sa, e per evitare problemi la Union Carbide decide di donare all'ospedale della città tutta l'attrezzatura necessaria per curare i casi di intossicazione. Non solo, viene costruito all'interno dell'impianto un altro piccolo reparto utile a eseguire tutti i test sullo stato di salute dei lavoratori. Il messaggio è chiaro, noi della Union Carbide teniamo molto alla sicurezza del personale e ci attrezziamo per mettere in campo tutti quei sistemi per garantire anche quella della popolazione che vive vicino all'impianto. Peccato che quando crei un reparto così nuovo, sarebbe utile anche formare i medici su come si deve operare in caso di incidente. Non è che basta installare dell'attrezzatura innovativa, devi anche insegnare alle persone come si usano quelle apparecchiature. Invece questa parte viene ignorata e i medici non verranno mai compiutamente istruiti sugli effetti tossici dei materiali usati per la lavorazione. E cosa ancora peggiore, non verranno neppure informati su quali sostanze esattamente siano presenti nell'impianto. Però lavorare per la Union Carbide è bello, è un bel ambiente, gli stipendi sono alti, ci si sente pure coccolati. Figuratevi che l'azienda, in occasione delle feste comandate, regalava cibo e dolci alle famiglie dei dipendenti. Ma chi aveva mai visto una roba del genere in India, a Bhopal? Tutti speravano di avere almeno un familiare che lavorasse in quell'impianto, e chi ci riusciva non lesinava lodi nei confronti dell'azienda. A noi sembra una cosa folle, ma il prestigio di quel lavoro era tale che molte famiglie non esitarono a trasferirsi a Bhopal dai paesi vicini, nella speranza di accasare magari una figlia facendola sposare con un dipendente dell'azienda. E poi si sentono sicuri. La cittadinanza crede alle assicurazioni della società. Sarà una fabbrica sicura, come se producessimo cioccolato, dicono dagli Stati Uniti. E invece ecco i primi problemi. Arriva una denuncia di un contadino che ha visto morire tutte le sue vacche dopo che avevano bevuto da una conduttura d'acqua che proveniva proprio dalla zona dell'impianto. Erano morte le mucche, ma anche i corvi e gli avvoltoi che avevano mangiato la carne delle carcasse. Si fanno delle indagini e si scopre che l'acqua ha un livello di inquinamento terribile. Si trova cromo, benzene, tetracloruro di carbonio, mercurio, nickel, piombo e via inquinando. I dati sono così preoccupanti che non vengono neppure divulgati, ma la Union Carbide rassicura che sistemerà tutto. Inutile dirvi che non farà assolutamente nulla. Il primo obiettivo è di produrre 5.000 tonnellate di selin. Riusciranno a produrne 2.700. Non hanno centrato l'obiettivo, ma è comunque un buon inizio. Però il mercato cambia. La ricerca produce nuove sostanze che risultano essere più economiche del selin, e di questo prodotto se ne vende sempre meno. Inoltre, il cambio delle colture ha portato una serie di grandi problemi. Riso, mais, grano richiedono una quantità di acqua molto maggiore e le falde si prosciugano. Si installano delle pompe, ma non c'è il gasolio per farle funzionare, e se c'è costa troppo. La popolazione si accorge, sperimentandolo sulla propria pelle, che sviluppo e benessere non sempre vanno a braccetto.
solo che hai fatto l'investimento e quindi si decide di continuare comunque a produrre saving regolarmente, col risultato che si accumuleranno parecchie scorte di questo prodotto. Ma la produzione di saving è un processo pericoloso e gli incidenti sono sempre possibili. Il primo, grave, accade il 23 dicembre del 1981. Un operaio, Mohamed Ashraf, capoturno al reparto fosgene, deve sostituire una flangia difettosa. Indossa tutti i dispositivi di sicurezza, ma durante il lavoro due gocce di fosgene gli schizzano sul pullover. Mohamed è conscio del problema e corre subito a lavarsi sotto la doccia, solo che nel farlo si toglie la maschera prima che il potente getto d'acqua abbia terminato la sua opera di decontaminazione. Due gocce di fosgene sono sufficienti a intossicarlo. Il fosgene, però, in quelle quantità, non ti uccide subito. Prima ti regala un periodo di euforia. E Mohamed si sente allegro, felice. Sì, ha un po' di fastidio agli occhi e alla gola, ma non se ne preoccupa. Corre a casa, a fine turno, e dice alla famiglia che vuole comprare una casa nuova. La moglie lo guarda esterrefatta, ma lui non la lascia neppure parlare. Prende la famiglia, esce di casa in macchina, accompagna tutti sulle rive della Narmada, dove appunto sorgeva quella casetta che lui voleva acquistare. Improvvisamente però si accascia a terra e inizia a vomitare. I polmoni sono invasi da un brutale afflusso di secrezioni. Lo portano subito in ospedale, dove riescono solo ad allungare la sua agonia. Arrivò a vomitare 2 litri di secrezione ogni ora. Ci metterà alcune ore a morire. La grande bella fabbrica aveva fatto la sua prima vittima. Aspetta un attimo, mi rendo conto di aver detto una frase un po' forte. La Union Carbide, infatti, obiettò che la responsabilità dell'incidente non era sua, ma dell'operaio che non aveva rispettato la procedura. Si era tolto la maschera. Era lui che aveva sbagliato. Solo che non è così facile. Prima di tutto non possiamo non prendere in considerazione che fino a quel momento la Union Carbide aveva speso molto impegno per far passare il messaggio che quella era una produzione sicura, che le sostanze che venivano sintetizzate non erano pericolose. Siamo certi che Mohamed Ashraf avesse avuto la reale percezione che stava lavorando vicino a una sostanza così letale? Ma soprattutto, se poi vogliamo andare anche un po' sul tecnico, allora vi posso dire che il regolamento interno della Union Carbide vietava lo stoccaggio di fosgene all'interno dell'impianto quando questo non era in funzione. Gas nelle tubature quel giorno non ce ne doveva essere e Ashraf doveva aspettarsi di non trovarne durante il suo lavoro. E come la mettiamo adesso? Possiamo veramente dire che la Union Carbide non ha responsabilità sulla morte di quel povero operaio? Comunque passa al besetto e il 10 febbraio 1982 ecco un altro incidente che provoca l'intossicazione di 25 operai. La causa è una fuga di gas sempre nel reparto fosgene. Questa volta nessuno aveva detto a quelle persone di dotarsi di maschera perché sarebbe stato impossibile superare il livello di tossicità letale. Devo tradurre, ci potrebbero essere delle fughe di gas, ma non sufficienti ad ammazzarti, quindi fai pure a meno della maschera. La Union Carbide si rifiuterà sempre di spiegare qual era e come veniva calcolato il livello di tossicità massimo. Nessun morto per puro caso. Ma poi il 5 ottobre dell'82, nuovo incidente, questa volta all'impianto del MIC. MIC è un acronimo che sta per isocianato di metile. È una piccola perdita che per poco però non arriva in città. E i sindacati sono sul piede di guerra, partono le proteste. E per tutta risposta, la Union Carbide vieta riunioni sindacali in fabbrica. E i capi dei sindacati vengono direttamente licenziati. E qualcuno inizia a farsi delle domande. Kamal Parekh, che è un ingegnere, scopre una fessura su una tubatura dalla quale usciva isocianato di metile. Si preoccupa subito. Cosa accadrebbe se la perdita fosse maggiore? Dove verrebbe spinto quel gas mortale dal vento? E lui corre subito all'ufficio meteorologico per farsi dare la direzione dell'intensità dei venti dominanti nella zona e scopre che il 75% delle volte i venti spiravano da nord ad est con una velocità che andava dai 10 ai 30 km all'ora. E quindi manda subito le informazioni alla Union Carbide e chiede una simulazione al computer. Lui teme che una nuvola tossica possa avvolgere la stazione. E gli viene risposto che era impossibile che una nube tossica colpisse la rete e la stazione ferroviaria. Ci sarebbe passata sopra. E però la risposta non tranquillizza Parekh. Ok, avrebbe saltato via la stazione, ma si sarebbe abbattuta sui basti, sul quartiere più popoloso. E la cosa comunque finirà lì, non se ne parlerà più. Anche la stampa, almeno una parte della stampa, inizia a interessarsi della cosa. Qualche giornalista indaga, ma si trova contro la stessa popolazione. Nonostante tutto quello che è appena accaduto, tutti in città credono, o vogliono credere, al fatto che quella è una fabbrica sicura. Il governo si supera e arriva a dichiarare che il fosgene non è tossico, giuro. Ma qualcuno però già parla di bomba orologeria. Qualcosa di grave prima o poi accadrà. La sola domanda da farsi è quando accadrà.
La situazione economica peggiora e nel 1982 le vendite di Saving in India diminuiscono di oltre il 10%. Colpa forse del costo o forse ancora di più di una forte siccità che stava riducendo di molto le superfici coltivabili nel paese. Produrre in India costa certamente meno che negli Stati Uniti, ma in questa situazione bisogna fare comunque qualche cosa per ridurre i costi. Si sostituisce il direttore, arriva Mr. Chakravarti e viene spostato lì da una fabbrica che produceva pile. Intendiamoci, per lui il problema più grande che possa capitare è il blocco di un nastro trasportatore e non ha assolutamente idea di cosa voglia dire avere a che fare con prodotti così pericolosi. Però dalla sua è un uomo molto esperto in cifre e in bilanci e secondo la casa madre aveva la possibilità di risollevare le sorti dell'impianto. Un uomo capace di fare saving, come si dice oggi. Traduco, grattare il fondo del barile, cercare di risparmiare in ogni posto, in ogni ambito. Mi ricordo un vecchio dirigente con cui avevo lavorato tanto tempo fa. Stavamo cercando di trovare dei margini di risparmio sui costi della telefonia cellulare. La sua idea? I servizi costano? Togliamoli. Una cosa costa denaro? Non importa se possa essere utile, si toglie. Alla fine non c'era più niente da togliere, però voglio dire che se ha un BlackBerry, stiamo parlando di un po' di tempo fa, se ha un BlackBerry togli la possibilità di ricevere email, tanto vale che gli dai un cellulare da 20 euro. Niente da fare, bisognava risparmiare ancora. Suggerì a quel dirigente di togliere direttamente il telefono a tutti. Gli dissi che così non avrebbe speso nulla. Lui mi guardò seriamente e mi rispose, buona idea, ma sei sicuro che si possa fare? Cosa voglio dire? Che risparmiare è giusto, certo sì, ma ad un certo punto c'è un limite che non puoi superare. A casa tua per risparmiare sulla corrente elettrica puoi tranquillamente spegnere il frigorifero. È importante accettare che così non conserverai più il cibo. Ma questi dirigenti sono fatti così, li conoscete pure voi, no? Il personale è così costoso, tagliamo il personale, tanto si inizia sempre da lì. E la Union Carbide non fa eccezione e decide quindi immediatamente di licenziare il 40% del personale. 500 operai, più o meno, vengono mandati a casa. Gente formata, gente che sa lavorare, quindi gente che devi pagare. Tanto meglio lasciarla a casa e poi magari servisse assumere personale meno qualificato che ti costa meno. E si chiudono anche i centri di formazione. Però partono gli scioperi, ma non portano a nulla. Dalla Virginia, dove si trova la sede centrale della Union Carbide, arrivano messaggi chiarissimi. I costi sono troppo alti, o si licenzia o si chiude. E quindi a Bhopal si ingoia l'amaro boccone e si subiscono licenziamenti. Almeno per chi resta sarà possibile continuare a lavorare. Devi solo accettare quella roulette russa. A chi toccherà? Speriamo non a me, a una famiglia da mantenere. Con il bello stipendio che mi avevano dato avevo fatto dei progetti. Mi dispiace per chi perderà il lavoro, ma speriamo che tocchi a qualcun altro. E nel giugno del 1983 Chakravarti se ne va. Ha fatto il suo, ha ridotto i costi. Al suo posto resta Yaganathan Makund, col compito di continuare per la strada del suo predecessore. Però Makund non sa cosa fare, i costi continuano ad essere alti e bisogna intervenire in altri settori. Una delle prime decisioni che prende quello stesso anno in autunno è quella di spegnere molti dei sistemi di sicurezza dell'impianto, tra questi proprio il sistema di raffreddamento delle cisterne di isocianato di metile. Tra l'altro questi sistemi di raffreddamento non verranno più riavviati neppure l'anno successivo quando si riprese per un po' la produzione. Non basta, e quindi si decide di sospendere la produzione. La voce che gira è che quella che in poco tempo l'impianto verrà chiuso per portare la produzione dei Saving in altri paesi. Si chiama delocalizzazione, noi la conosciamo bene, vero? Solo che nei silos dell'impianto restano circa 63 tonnellate di isocianato di metile. Isocianato prodotto, ma mai utilizzato per la produzione del Saving, e nessuno si preoccupa di smaltire. Quella sostanza si trova in 3 serbatoi pressurizzati che venivano mantenuti sottoterra ad una temperatura di qualche grado centigrado. Questo perché si deve assolutamente evitare che quella sostanza inizi a bollire. Una condizione che quel gas, tra l'altro, raggiunge subito alla temperatura di 38 gradi. Se il gas va in ebollizione, partono una serie di reazioni che sviluppano altro calore. Il calore in un recipiente rigido fa aumentare la pressione e si rischia di fratturare la cisterna. Non siamo mica in Norvegia, siamo in India. Ok, le cisterne si trovano sottoterra, ma non puoi pensare che quel gas rimanga ad una temperatura inferiore ai 38 gradi in estate se spegni il raffreddamento. Nel 1984 viene sospeso anche il pompaggio di azoto nelle cisterne che a questo punto vengono depressurizzate. Ma la Union Carbide deve essere alla frutta perché per risparmiare ancora un po', visto che ci siamo, si decide in quella fase di spegnere anche la fiamma pilota dello stabilimento che serve a bruciare eventuali fughe di gas. In un impianto di quel tipo si installa una torre dove eventuali gas fuori controllo possono essere convogliati per permettergli di raggiungere l'esterno. In cima a questa torre si fa bruciare una fiamma in modo che il gas che esce venga immediatamente bruciato. Questo per ridurre e in alcuni casi azzerare i rischi.
Ecco, quella fiamma viene spenta, perché tenerla accesa 24 ore su 24 costa troppo. Quello che da un po' di tempo molti avevano capito ormai è evidente, è iniziato il processo di dismissione della fabbrica. La Union Carbide non è un ente benefico e tiene attive solo le strutture che fruttano qualche cosa. L'impianto di Bhopal si rivela antieconomico? Si chiude. E questo accade il 26 ottobre del 1984. La produzione verrà spostata in altri paesi come Indonesia e Brasile. La fabbrica viene sì chiusa, ma le cisterne di isocianato di metile non vengono svuotate. Loro restano là, senza corrente, quindi senza raffreddamento, 62 tonnellate di isocianato di metile lasciate alla merce del caso. Però a Bhopal non c'è più nessuno. Gli ingegneri, gli impiegati, gli operai sono stati tutti licenziati. Ma com'è possibile che nessuno di loro abbia fatto notare che una sostanza così pericolosa da uccidere un uomo che ne ha aspirato il gas da due gocce si trova lì, senza nessun controllo? O magari qualcuno lo aveva anche fatto notare, ma della Virginia forse non hanno ritenuto il fatto così importante. O forse, ma mi fa schifo solo pensarlo, lo sapevano benissimo. Solo che ci avevano già rimesso troppi soldi e l'idea di spenderne ancora per bonificare quelle vasche e beh, li ha convinti a far finta di nulla. E tutti si dimenticano della centrale. Forse a questo ha contribuito anche l'assassinio di Indira Gandhi, che avverrà 5 giorni dopo la chiusura dell'impianto. Era stata uccisa da 2 membri della sua scorta, un atto di vendetta per la repressione del movimento rivoluzionario Sikh. All'inizio degli anni Ottanta il movimento Sikh era in grande fermento in India, volevano l'indipendenza del Punjab indiano e Indira gli aveva scatenato contro un'offensiva militare che aveva portato ad un bombardamento e ad una sanguinosa occupazione del territorio, che era tra l'altro sfociata nella strage del tempio di Amritsar. Una vera e propria battaglia che aveva causato la morte di 83 militari dell'esercito indiano e 592 vittime civili, era la cosiddetta operazione Blue Star. Avete notato che si danno sempre nomi evocativi quando si tratta di stragi indecenti. Ma l'assassinio di Indira Gandhi fu quindi una rappresaglia voluta dal movimento Sikh, ma guardate che non finì lì. Il giorno dopo la morte del primo ministro, per le strade di tutto il paese si registrarono 3.000 Sikh linciati dalla popolazione nella sostanziale indifferenza delle forze dell'ordine. E noi siamo in autunno, finiscono i monsoni, il clima diventa più mite, ma se la fa quasi freddo. È il periodo nel quale si concentrano i matrimoni in quel paese, al punto tale che lo stesso giorno ne puoi trovare anche 2 o 3 nella stessa via. E il 2 dicembre la città è in festa. Certo non tutti possono partecipare ai festeggiamenti, la centrale è chiusa, ma comunque un minimo di manutenzione, bisogna sempre farla. E quella sera è prevista la pulizia di alcune tubature dell'impianto di isocianato di metile. Dicevamo, ci sono 3 cisterne sottoterra, ognuna di loro è indicata da una sigla, e in questo caso sono la E610, la E611 e la E619. Per effettuare questa operazione si è soliti inserire nelle tubature delle paratie di sicurezza, in modo da isolare le vasche. Questo perché, come dicevamo prima, l'isocianato reagisce violentemente se viene a contatto con l'acqua. E data la condizione dell'impianto, non si può essere certi che tutte le valvole di chiusura siano a tenuta stagna, e quindi si isolano. Solo che quel giorno le paratie non erano disponibili e quindi non si mettono in posizione. Chi effettua il lavoro non è un operaio dell'impianto, non c'è più nessuno alla centrale. La Union Carbide, per effettuare queste manutenzioni, si affida ad un'altra sua fabbrica, una fabbrica che produce pile, e quando è necessario invia i suoi dipendenti. Quella sera l'incaricato si chiamava Rahman Khan. Lui non ha idea di cosa ci siano le vasche, gli hanno solo spiegato come fare il lavoro e lo hanno spedito a farlo. Lui per la verità l'ha chiesto al suo superiore, ma neppure lui sa nulla. Le tubature sono veramente molto sporche. Rahman inizia a pompare acqua, certo che l'avrebbe vista uscire dall'altra parte, solo che l'acqua dall'altra parte non esce. Si aumenta la pressione, ma ancora niente. La pressione dell'impianto aumenta, ma in sala controllo nessuno se ne accorge perché i manometri erano tutti starati e non funzionanti. Il getto d'acqua ad un certo punto ha una pressione tale che riesce a superare le valvole di chiusura che in effetti non sono stagne e ad entrare nelle tubature collegate alle vasche di isocianato di metile. Il tutto senza che nessuno se ne accorga. Se ci fosse stato ancora l'azoto e la pressione fosse stata aumentata dentro quella cisterna, l'acqua non sarebbe mai stata in grado di entrare, ma quel gas era stato tolto e la pressione ridotta, quindi l'acqua viene a contatto con il mic. Una cosa che si suppone possa essere accaduta è che nel prodotto finito ci fosse una quantità di fosgene 100 volte più elevata del massimo tollerabile. A causa di questo, la percentuale di acido cloridrico era aumentato così tanto da iniziare a rovinare le valvole e le flange di tenuta. Le tubature dell'impianto erano quindi in pessime condizioni, tanto che era da parecchio tempo che si rilevavano delle perdite, e comunque erano considerate non preoccupanti perché nessuno sapeva esattamente cosa fosse stoccato nell'impianto.
e nelle successive due ore l'acqua lentamente continuerà a entrare nella cisterna E610, nella quale tra l'altro erano stoccate 42 tonnellate di isocianato di metile, che reagisce e produce calore. Tra l'altro quella cisterna era anche quella che conteneva più liquido, le altre due ne contenevano 20 e l'altra soltanto per modo di dire 1. La temperatura del liquido quindi aumenta un po' alla volta, portandolo ad ebollizione. Sono andato a leggermi uno studio che descrive dal punto di vista meramente chimico quello che è accaduto quella notte a Bhopal. Il grande problema sembra proprio essere la reattività del metilisocianato con l'acqua. Si sviluppa una reazione in due fasi. Nella prima si generano anidride carbonica e metilammina con la liberazione di energia. Stiamo parlando di 1260 kJ per ogni chilo di sostanza. Nella seconda si instaurano dei veri e propri cicli di reazioni esotermiche autoconsistenti, dato che aumentando la quantità di calore si attiene un aumento della velocità di trasformazione, a cui corrisponde un altro aumento di calore e così via. Insomma, più la reazione va avanti, più si produce calore che favorisce la reazione stessa. A voler essere precisi, devo anche aggiungere che la cisterna E610 era piena al 75%. Sappiate che le raccomandazioni della società erano di non riempire mai una cisterna oltre il 50%. E io non so se avrebbe fatto qualche differenza. Credo che alla fine la cisterna avrebbe ceduto lo stesso e liberare in aria 28 tonnellate di isocianato di metile invece di 42. Non so se avrebbe cambiato di molto le cose. Ad ogni modo, comunque, questo significa che si trattava con troppa leggerezza la sicurezza. Il quantitativo di sostanza tossica presente nella 610 poteva comunque tranquillamente essere stivato nella E619, che conteneva una sola tonnellata di gas. Voglio dire che c'era posto. Perché quindi ignorare i parametri di sicurezza? Alle 22.30 qualcuno nota che i manometri della cisterna segnano una pressione di più di 5 volte la norma. Si sono sbloccati improvvisamente. Ma nessuno se ne preoccupa, è un impianto spento. Sicuramente si tratta di un errore di lettura degli strumenti, nessuno fa manutenzione da un sacco di tempo, saranno sicuramente guasti. Sì, però la pressione aumenta ancora e alcune valvole cedono, provocando la fuoriuscita di ambiente di gas. Mohan Lal Verma, che è un altro operaio che sta lavorando con Rahman Khan, inizia a sentire odore di cavolo lesso. All'inizio è una sensazione, nessuno si preoccupa, ma col passare del tempo quell'odore è sempre più intenso. E loro cercano di capire da dove arrivi, ma non ci riescono, è ovunque. Mohan lo sa che quello è l'odore del mic e lo dice a tutti, gli altri però non gli credono. Ma cosa vuoi che ci sia odore di mic in una fabbrica ferma? Se fossero stati istruiti a dovere, avrebbero saputo che quello è proprio l'odore tipico del isocianato di metile. Ma lo fabbricano batterie, cosa volete che ne sappiano di quei prodotti chimici? E l'odore è sempre più forte. Ad un certo punto capiscono che arriva da sottoterra, ma è troppo tardi. Qualcuno, preoccupato dell'odore, pensa di indagare più approfonditamente. Tocca a Suman Day, che è il capo di quella squadra, che si trova nella sala di controllo. Deve verificare cosa sta succedendo. Lui ha intuito che ci deve essere una perdita da qualche parte. Alle 23.45 la perdita finalmente viene individuata. Ma la perdita di cosa? Nessuno sa cosa contenessero le cisterne, poi roba da poco, un impianto vecchio, chiuso da tempo, non si fa più manutenzione. È normale, pensa lui, che le tubature non siano perfettamente a tenuta. E quindi, tranquillizzato, se ne torna in sala controllo e si rimette a chiacchierare con i colleghi lì presenti. Per scrupolo, però, dopo un po', controlla i manometri, che indicano una pressione nelle varie tubature, e gli fa una scoperta preoccupante. La pressione è salita ancora, è praticamente fuori scala. Suman Day si recca nella zona delle cisterne e si rende conto subito che qualcosa non funziona come dovrebbe. Fa caldo, la terra trema, la copertura in cemento vibra come fossimo in presenza di un terremoto. E quindi Suman rientra in sala controllo mentre il gas inizia a uscire dalla cisterna e ad entrare nelle condotte della fabbrica. Prova a far intervenire i sistemi di sicurezza, ma non ottiene nessun risultato. Aumento di temperatura ed ebollizione causano l'aumento della pressione, la cisterna cede, il cemento sopra di lei si crepa ma tiene, entra in funzione una valvola di sicurezza che permette ai gas della cisterna di uscire per poter ridurre la pressione interna. E lì esiste un sistema di sicurezza in questi impianti, si chiama separatore di gas. Se c'è una fuga di gas, il gas viene incanalato in questo serbatoio dove esiste un altro filtro che è a base di soda caustica che lo rende inerte. Purtroppo questo sistema non era attivo e il primo sistema di sicurezza viene bypassato. È anche vero che non avrebbe comunque potuto ripulire una tale quantità di isocianato di metile, ma forse avrebbe mitigato il problema, soprattutto se nella cisterna E610 ci fosse stata una quantità di gas del 25% inferiore al previsto. Il gas quindi, superato il separatore, si dirige verso la torre di sfiato, dove la fiamma pilota lo avrebbe bruciato. Solo che la fiamma pilota era spenta e la torre risultava pure tappata. Nonostante lo sfogo del gas nelle cisterne, la pressione aumenta ancora, arriva a 4 atmosfere, che è un valore 27 volte maggiore del normale.
e a questo punto si pensa a dare l'allarme. Ma la pressione aumenta ancora fino a quando, come fosse un vulcano in eruzione, il gas rompe quel tappo che chiudeva la torre e fuoriesce all'esterno. La torre erutta praticamente in contemporanea al suono delle sirene di allarme che informano tutti i presenti nella centrale di allontanarsi in fretta. Gli operatori ancora presenti non riescono a fare nulla per fermare la fuoriuscita del gas. In realtà non si rendono conto della gravità del problema perché, ripeto, nessuno di loro sapeva cosa contenessero le cisterne. Loro non sanno che sta fuoriuscendo uno dei gas più letali del mondo. Oltre a questo, non sanno cosa fare. Nessuno ha dato loro istruzioni precise. Loro dovevano solo fare pulizia di alcune tubature. Informazioni relative a situazioni di emergenza non erano state condivise con loro. È un gas più pesante dell'aria l'isocianato di metile e quindi è destinato ad arrivare a terra in poco tempo. La direzione che prende la nuvola velenosa dipende esclusivamente dal vento che sta soffiando in quel momento. Quella notte il vento è appena una brezza, ma è sufficiente a dirigere l'isocianato verso la stazione, poi verso la bidonville e i quartieri più poveri, verso la cosiddetta spianata nera, investendo migliaia di persone. Ma non c'è solo isocianato di metile nella nuvola, no, ci sono anche cianuro, fosgene, monometilammina, che sono dei sottoprodotti di degradazione e condensazione altrettanto tossici. Questi gas hanno pesi diversi e quindi si depositano in tempi diversi. Se chiedeste ad un sopravvissuto che odore aveva quella nube, vi darebbe una risposta diversa in base alla distanza dalla quale si trovava l'impianto. I più vicini sentiranno odore di cavolo lesso, isocianato di metile. Più avanti, nella zona fino alla stazione, sentiranno odore di ammoniaca, la motometilammina. Poi, più a sud, più distante, si sentirà odore di mandorle, cianuro. Ma poco importa che profumo o odore senti quella notte, perché si tratta comunque di un gas altamente tossico. E consola poco il fatto di morire sentendo odore di cavolo, di ammoniaca o di mandorle. Si tratta sempre di morire coi polmoni bruciati o affogato tra le proprie secrezioni o per il blocco del sistema respiratorio. In città si sentono suonare gli allarmi dell'impianto, ma tutti vengono presi in contropiede, in parte perché molti stavano facendo festa, ricordate nel matrimonio in città quella notte, in parte perché nessuno se lo aspettava, ma come, era un impianto spento da mesi, e così nessuno si muove, e comunque non saprebbero cosa fare, sentono un allarme, ma nessuno dice allora di cosa si tratta. Però dopo un po' qualcuno comincia a star male, c'è gente per strada che si abbatte senza nessun motivo apparente, iniziano tutti a vomitare, ed è una morte silenziosa. Il Vaillant fu rumoroso. L'acqua che scendeva dalla montagna faceva un rumore terribile, poi c'era il vento causato dalla pressione dell'acqua che uscendo dalla valle spingeva l'aria. Chernobyl iniziò con una violenta esplosione, con un incendio. Invece la morte arriva nel silenzio, un gas terribile che si sposta grazie ad una leggera brezza di vento. Arriva senza che nessuno se ne accorga e quando te ne accorgi sei già morto. E il gas si infila dappertutto, ma dove vuoi scappare, dove ti vuoi chiudere, tanto lui non si ferma, ti salvi solo se hai la fortuna di trovarti abbastanza distante, così come muori se hai la sfortuna di trovarti in quel posto magari per caso, come i passeggeri di un treno che farà sosta alla stazione proprio in concomitanza dell'incidente. La sfortuna di trovarsi su un treno in orario. Nel frattempo, all'interno dell'impianto, si cerca di fare qualcosa. Senza istruzioni bisogna improvvisare e si pensa di dirigere dei getti d'acqua sulla torre di sfiato con degli idranti. L'idea è quella di bagnare il gas per impedirne la dispersione. Ci provano, ma l'acqua non ha sufficiente pressione, non si riesce ad arrivare in cima là, sulla torre. Il sistema è sottodimensionato. Guarda che però l'idea era buona, perché il mica ha uno strano comportamento in questi casi. Se è in un ambiente chiuso, reagisce malamente a contatto con l'acqua, ma se è all'aria aperta, allora l'acqua può neutralizzarne gli effetti. Chi non muore subito si trascina all'ospedale, un fiume di gente arriva al pronto soccorso in pochi minuti e i medici sono impreparati. Arriva gente con sintomi diversi, qualcuno vomita, altri sono come paralizzati, altri sono ciechi. Si cerca di trattare i pazienti, ma non si sa come fare. Chi ha male agli occhi viene curato con lavaggi di collirio e per i sintomi più gravi si è impreparati. Allora dall'ospedale si chiama il dottor Bandari. Era a casa, lui dice che sarebbe arrivato subito, esce di casa, viene colto immediatamente da un malore, rientra, chiude la porta, sta tossendo in preda a una crisi respiratoria, impiegherà qualche minuto a riprendersi, per fortuna era stato solo pochi secondi all'esterno. Comunque lui prende l'auto e corre in ospedale e la situazione che trova è terribile, centinaia di persone intossicate che aspettano il loro turno per essere curate e qualcuno giace già a terra morto. La fortuna è che l'ospedale non è stato investito dalla nube tossica, il vento l'ha spinta da un'altra parte. E chiamano subito Bombay per chiedere un consulto e qualcuno pensa di chiamare i tecnici in centrale, che però non sanno niente, parlano di ammoniaca. E nel frattempo la pressione delle cisterne è tornata normale. E quindi il messaggio che passa è che la perdita è stata riparata. Ma la gente continua ad arrivare all'ospedale e quindi si decide di provare a contattare direttamente i tecnici della Union Carbide negli Stati Uniti.
ma anche da lì non arriveranno informazioni chiare. Anche negli Stati Uniti si parla di ammoniaca generalmente, ma da lì confida nei trattamenti convenzionali previsti in casi come questi. Si insiste con la somministrazione di collirio per i problemi agli occhi, ma dopo poco tempo anche lui si rende conto che ci deve essere qualcosa di diverso. Nonostante le cure, le persone peggiorano. Molti hanno problemi respiratori, tossiscono, soffocano. Si prova a somministrare ossigeno, ma le persone sono troppe, non ci sono sufficienti bombole per trattare tutti. E comunque anche i soggetti trattati in questo modo non migliorano. Si inizia a capire che il gas non è ammoniaca. Si chiama ancora la Union Carbide. Nessuno ha l'autorizzazione di rivelare i componenti della nube tossica. Per loro è un segreto industriale. Dopo varie telefonate negli Stati Uniti, qualcuno inizia a dire che potrebbe trattarsi di fosgene. E i medici indiani insistono: qui c'è gente che muore, non sappiamo cosa fare. Dall'altra parte però c'è un muro. Nessuno ha istruzioni in merito. Nessuno vuole violare quel segreto. Nessuno si prende la responsabilità di dire esattamente cosa ci fosse in quelle cisterne. L'unico suggerimento che arriva dagli Stati Uniti è: provate a respirare il meno possibile. E la gente continua a morire. Gli unici che riusciranno a salvarsi saranno quelli che avranno l'intuizione di salire su una collina. Lì in alto il gas non arriva, e poi da quella posizione soffia un vento che spinge nella direzione opposta alla nube, ma per tutti gli altri ci sono poche speranze ed è una morte orrenda. Se non hai la fortuna di morire subito, l'agonia può durare anche un paio di giorni. La rete è piena di immagini delle ore dopo il disastro. Io ho fatto la scelta di non mostrarmi praticamente nulla perché sono decisamente troppo forti. Non voglio urtare la sensibilità di nessuno e onestamente non credo sia necessario far vedere foto di decine di morti ammassate per strada per farvi capire il grado di devastazione che si raggiunse quella notte. Su Monday, intanto, è all'interno della sala di controllo, è chiusa ermeticamente, finché stai lì dentro non rischi nulla. Si rende conto però che mancano l'appello alcuni suoi colleghi e pensa di andare a cercarli. Indossa una maschera antigas e comincia a correre in giro per l'impianto. Non trova nessuno. Chiama per nome i colleghi, non riceve risposta. Continua per parecchio tempo a cercarli, ma si rende conto che il filtro della maschera si sta esaurendo. Si sente perduto, in preda al panico, con le lacrime agli occhi decide di rientrare in sala controllo. Finalmente, dopo moltissime insistenze, qualcuno informa i medici che potrebbe trattarsi di isocianato di metile. Solo che in ospedale nessuno aveva mai sentito parlare di quel gas e non esiste nessun protocollo di cura. All'interno della centrale elettrica di Bhopal, Sharda Dwivedi, il direttore, riceve una telefonata. Sono quattro operai che si trovano all'aperto. Dicono che vogliono scappare. Dwivedi gli dice di stare fermi, lì dove si trovano, di indossare le maschere. Ma ne abbiamo solo una, replicano i tecnici. Allora indossatela un po' per uno, è il consiglio che arriva dall'altra parte del telefono. Sembra un consiglio stupido, ma quei quattro saranno gli unici trovati vivi dalla sottostazione. Dicevamo che l'isocianato di metile reagisce con l'acqua. Bene, quando questo entra nei nostri tessuti, reagisce con l'acqua presente e costringe il sangue a riversarsi a livello alveolare, rendendo di fatto impossibile la respirazione. I più gravi sono gli anziani e i bambini. Questi ultimi pagano in parte lo scotto della loro statura. L'isocianato è un gas pesante e tende a stare basso, verso terra. Le persone più basse quindi respirano una quantità di gas superiore. E non so se avete mai visto una persona morire in questo modo. È una cosa orrenda. Non si riesce a respirare perché i polmoni sono pieni di liquido, il respiro si accorcia, la fame d'aria aumenta. È come morire annegati, ma l'aria aperta. E le scene di ordinaria tragedia si susseguono ovunque. Qualcuno è sorpreso a letto finché dorme, altri non sono in casa e si mettono a correre per raggiungere i familiari. Alcune volte questo salverà la loro vita, altri li condannerà, dipende tutto da dove sta aspirando il vento e da dove abiti. Alcuni contadini corrono dentro alle stalle per cercare di salvare il bestiame. Verranno trovati morti nei giorni successivi tra le carcasse dei bovini che volevano salvare. In un caso di questo tipo, il resto della famiglia si salverà perché la nube tossica aveva centrato in pieno solo la stalla e non l'abitazione. In pochi minuti quelle famiglie avevano perso un loro caro e il prezioso bestiame, quello che gli permetteva di guadagnare qualche rupia. La città dove passa la nube è una bolgia dantesca, tutti corrono vomitando, tutti non vedono quasi nulla perché il gas si sta irritando terribilmente gli occhi. Tutti vomitano, si trascinano, cercano di scappare, ma a scappare dove? Che dovunque vai quel maledetto gas ti segue. E allora si corre disperati, sperando di resistere ancora un po', sperando che quella nube se ne vada, ma attorno a te vedi gli altri che cascano a terra fino a restare immobili e ti chiedi fra quanti secondi toccherà a te. Alcune famiglie verranno trovate dentro casa, nessuno era scappato, avevano probabilmente capito che non c'era nulla da fare e si erano tenuti stretti nell'ultimo abbraccio ad aspettare questa morte silenziosa. Come spesso accade in queste circostanze, ci sono anche scene di puro eroismo, come quella di uno studente che vedrà a terra il corpo di un bambino che sta morendo, gli praticherà una respirazione bocca a bocca e grazie a questa manovra gli salverà la vita. Peccato che nel farlo ha inalato vapori tossici e sarà lui a morire qualche minuto dopo.
Quel maledetto gas ha anche impregnato i vestiti delle vittime. Per questo motivo, anche lontano dalla nube, molte persone che porteranno i primi soccorsi avranno delle conseguenze in alcuni casi anche gravi. Alla luce di questi fatti, non è difficile capire perché molti hanno paragonato l'agonia degli abitanti di Bhopal a quella degli abitanti di Hiroshima il 6 agosto del 1945. All'alba del 3 dicembre il gas è disperso, il vento lo ha portato lontano, lo ha diluito. I tecnici, chiusi dentro la centrale, nella stanza di controllo, si sono salvati, escono dall'impianto e vanno verso la città. Spettacolo raccapricciante, cadaveri ovunque, cadaveri di persone e di animali, la città è un cimitero a cielo aperto. E la notizia del disastro viene riportata da tutti i telegiornali del mondo. È il peggior disastro industriale della storia. The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. The Union Carbide insecticide plant has been closed, of course, now. Outside, vultures devour the carcasses of animals killed by the fumes. Doctors are working around the clock at hospitals that are filled to overflowing. Qui in Italia il pensiero va subito ad un altro incidente simile, quello di Seveso, avvenuto il 10 luglio del 1976, quando una nube di diossina si sparse sui terreni attorno alla Icmesa, una ditta che, guarda caso, produceva diserbanti, fungicidi e battericidi. Un'altra storia che forse un giorno racconterò. E vengono fatte le prime autopsie. I medici non credono ai loro occhi. Il sangue è vischioso come la gelatina. I polmoni sono color cenere, pieni di un liquido grigiastro e schiumoso. Cuore, fegato e milza sono triplicati di volume. La trachea è ostruita da grumi purulenti e tutti gli organi sono collassati, compreso il cervello, che risulta coperto come da una pellicola gelatinosa opalescente. Da tutti emana un odore di mandorla amara. Nessuno saprà mai quanti morti ci furono quella notte a Bhopal. Come fai a saperlo in un paese che non ha l'ufficio anagrafico? Come fai a saperlo se la maggior parte dei morti verrà registrata in una baraccopoli? Sì, si trovano i cadaveri, ma non si sa di chi si tratta. E la soluzione che viene trovata è quella di fotografare tutti i cadaveri ed esporre queste foto su centinaia di pannelli in legno in modo che qualcuno li possa riconoscere. Le autorità indiane parleranno di 1000 morti, dal punto di vista della demografia indiana non è neppure tanto, ma non sono 1000 i morti. Più avanti, il centro di ricerca medica indiana parlerà di un numero che va dagli 8.000 ai 10.000 morti, ma saranno 25.000 per Amnesty International. Oggi, le stime più accreditate parlano di più di 2.200 morti solo nelle prime ore, 8.000 decessi nei primi due giorni, un totale di 21.000 morti e 560.000 intossicati. Alcuni dati dicono che ancora oggi muoiono 2-3 persone al giorno per gli effetti dell'intossicazione di 38 anni fa. Ma com'è possibile che ci siano queste differenze? Beh, come sempre è un problema di fonti e di quando decidi di interrompere la rivelazione del problema. Mi ricordo che quando, nel racconto di Fukushima, che trovate tra l'altro sul canale, avevo espresso dei dubbi sull'uso del nucleare come fonte di energia, ritenendolo, oltre che antieconomico, anche troppo pericoloso. Dicevo che il numero impressionante di incidenti che ogni anno avvengono nelle centrali non mi fa stare tranquillo, perché se è vero che per la maggior parte si tratta di piccole cose, che tra l'altro non hanno nessun impatto sull'ambiente, beh, basta poco per distruggere vaste aree di territorio e ammazzare moltissime persone. Ricevetti un commento sotto quel video nella quale una persona contestava i miei dati dicendo che a Fukushima i morti ufficiali sono pochissimi e che a Chernobyl aveva provocato la morte di 4.000 persone, che poi, tra l'altro, la fonte ONU, qualcuna in più del Vajont, diceva, dove si voleva utilizzare energia verde. Ora, a parte il problema che io a Longarone ci sono stato varie volte, mentre non credo che potrò mai andare con la stessa tranquillità a Pripyat, ecco qual è il problema. Si usano i dati come più fa comodo. Dire che a Chernobyl sono morte 4.000 persone, non dico che sia falso, dico che è un dato che non conosceremo mai. Chi può dire quante persone hanno sviluppato un tumore negli anni successivi a causa di quell'incidente? Un tumore che nessuno statisticamente collegherà mai al disastro. E soprattutto, chi potrà mai capire quante persone sono morte in giro per l'Europa a causa della nube radioattiva che da quella centrale si è sprigionata? Hai un tumore? Cosa vuoi farci? La colpa del fumo? La tua pessima alimentazione? Più passano gli anni e più tenderemo a non collegare i morti al disastro. Quindi sì, le differenze tra i numeri sono possibili. Oggi potrebbe essere morto qualcuno a causa di quella nube velenosa a Bhopal, ma secondo voi qualcuno aggiornerà le statistiche? Quello che è certo è che la Union Carbide non fornirà mai informazioni tossicologiche utili a capire quale fosse la terapia migliore da applicare alle vittime, né durante la notte dell'incidente né dei giorni successivi. Ma ci furono anche problemi di natura diversa. Nel periodo successivo al disastro, la mortalità infantile crebbe del 300% e i casi di morte endouterina fetale del 200%.
Moltissimi bambini per molto tempo nasceranno con gravi malformazioni. Andate a farvi un giro a Kabitpura, uno dei quartieri di Bhopal, provate a chiedere agli abitanti quanti bambini nascono con patologie tipo paralisi cerebrale, malattie croniche del sistema digestivo, tumori e via elencando. E le disabilità impediscono a molti di lavorare e la povertà si impenna. Warren Anderson, il presidente della Union Carbide, il giorno dopo il disastro prende un aereo e vola a Bombay. Ovviamente tutti i suoi collaboratori lo sconsigliano, ma lui ci vuole andare lo stesso. Non fa neppure a tempo a scendere dall'aereo che viene arrestato dalla polizia indiana. È un'enormità che ha un eco immediato in tutto il mondo. Nessun paese del cosiddetto terzo mondo si era mai permesso di fare un affronto simile ad una persona del genere. E in realtà in effetti è un'operazione di facciata della polizia. Anderson infatti non verrà condotto in prigione, ma nell'albergo della Union Carbide, il più bello della città, non è sottoposto a nessuna misura cautelare, tanto che la sera apparirà in un telegiornale mentre rassicura la famiglia che sta bene. Ovviamente il problema si risolverà immediatamente. In 3 ore Anderson viene liberato dopo il pagamento di una cauzione di ben 250.000 rupie, numero roboante. Poi fai un controllo e scopri che sono circa $500 del valore di allora. Appena uscito dal carcere prenderà un aereo per tornare negli Stati Uniti, ma non prima di aver rassicurato tutti che sarebbe tornato in India non appena le autorità glielo avessero chiesto. L'hai più visto tu? Certamente non lo vedremo al processo istituito nei suoi confronti dalla magistratura indiana con l'accusa di omicidio, al punto che il 1 febbraio del 92 verrà dichiarato contumace. Verrà emessa una richiesta di estradizione, ma non si concretizzerà mai. È abbastanza facile anche pensare che il governo indiano avesse avuto paura di contraccolpi economici che gli investitori stranieri avrebbero potuto provocare. Anderson se ne va, ma in compenso arrivano in India gli avvocati americani che fanno la stessa cosa che fecero al Charmis qui da noi nel 1998. Vengono a prendere la procura delle vittime di Bhopal in vista del futuro processo. Quando gli avvocati americani sentono profumo di dollari, si muovono come condor sulle carcasse. Ma anche questo è inutile perché la giustizia americana si dichiara subito incompetente per ragioni territoriali. Il processo in India nei confronti di Anderson si celebra lo stesso e viene condannato a 10 anni di carcere, ma il manager americano resterà latitante fino al giorno della sua morte. Anderson dagli Stati Uniti proclama che secondo lui è un atto doloso. Gli impianti della Union Carbide sono sicuri, una cosa del genere è tecnicamente impossibile che avvenga. Anderson parla apertamente di sabotaggio. Nel 2010, 8 ex manager della Union Carbide India Limited vengono condannati da un tribunale indiano per omicidio colposo e condannati a pagare una multa di $2.000 per ciascuno e a tutti vengono concessi gli arresti domiciliari. Chi invece rischia grosso è proprio Mohan Lal Verma, l'operaio accusato di aver provocato l'incidente. La Union Carbide lo licenzia in tronco e lui finisce sotto processo. Per fortuna il tribunale lo assolve perché la manutenzione dell'impianto era sospesa da 6 mesi e un tecnico che proveniva da un'altra fabbrica non poteva essere in grado di valutare i rischi e le conseguenze del suo agire. Verrà assunto ad un'azienda forestale del Madhya Pradesh, ma anche questo lavoro durerà poco. Verrà licenziato perché quelle foreste sono destinate a sparire per la costruzione di decine di dighe per la produzione di energia elettrica. 1565 dighe tra grandi e piccole che cambieranno per sempre il volto di quel territorio. Secondo Arundhati Roy, una scrittrice e attivista politica indiana impegnata da sempre nel campo dei diritti umani, dell'ambiente e antiglobalista convinta, le dighe stanno allo sviluppo di un paese come le bombe atomiche ad un arsenale militare. Armi di distruzione di massa. Sarà il governo del Madhya Pradesh a farsi carico dei danni. La richiesta dei feriti e dei parenti delle vittime all'inizio è di $3.300 milioni, ma dopo varie discussioni, il 4 febbraio del 1989 si raggiunge un accordo tra il governo indiano e la Union Carbide. I risarcimenti ammonteranno a $470 milioni, di questi 420 verranno pagati dalle compagnie assicurative. Ma il denaro viene effettivamente pagato, peccato che neppure un dollaro arriverà alle famiglie vittime della tragedia. La gente si sente tradita, cornuti e mazziati, insomma. Si sentono traditi dalla Union Carbide, ma anche dai politici indiani, che quantomeno non hanno vigilato sufficientemente su queste transazioni. Anche oggi, ad ogni anniversario dell'incidente di Bhopal, la gente manifesta bruciando le foto di Anderson e dei politici dell'epoca. Per gli abitanti del Madhya Pradesh, Anderson è un terrorista al pari di Osama Bin Laden. E la notizia dell'accordo però arriva alla borsa americana, dove la Union Carbide farà un passo avanti di 2 punti. Insomma, alla fine della fiera, la Union Carbide è riuscita pure a guadagnarci da quell'incidente. Il governo indiano incarica il dottor Tyaga Rajan di mettere in sicurezza l'impianto. Il problema principale sono le 21 tonnellate di isocianato di metile ancora presenti nelle cisterne E611 e E612.
e lui non ha idea di come fare, una quantità enorme. L'isocianato di metile è presente anche nel suo laboratorio, ma in una quantità massima di 10 ml. Pensare di portarlo via è troppo pericoloso e c'è un solo modo per liberarsene. L'impianto di Bhopal era un sistema di produzione a ciclo continuo. Una parte del sistema produceva isocianato che poi veniva convogliato direttamente nella produzione del Sevin. Le cisterne erano state impiegate solo perché la produzione si era fermata. E beh, quindi la soluzione è quella di riavviare la produzione in modo da utilizzare l'isocianato stoccato nelle cisterne. Però è un rischio enorme. Nessuno sa ancora perché è avvenuto il disastro. Noi adesso lo sappiamo, ma allora era un vero mistero. Il dubbio è che mettere in moto l'impianto possa causare una nuova dispersione di gas. Sono quindi tra l'incudine del martello. Per quanto ne sanno loro, le cisterne E611 e E612 potrebbero esplodere da un momento all'altro e quindi è un rischio anche lasciarle piene. Battezzano il loro piano Operazione Fede, roba da ravanare nelle tasche dei pantaloni in cerca delle chiavi. E infatti la popolazione di Bhopal non è d'accordo, per loro è troppo rischioso. I tecnici fanno quello che possono, coprono l'impianto con teli bagnati, mettono in aria degli elicotteri con cisterne d'acqua pronte a essere rovesciate in caso di fughe di gas. Ma in città inizia l'esodo. Poco prima che la produzione venisse riavviata, scappano in massa. Persino i pazienti dell'ospedale scappano. Almeno quello che possono farlo, i più gravi, quelli che non possono essere spostati, restano lì e sperano. Qui però è una considerazione mia la devo fare. Perdonatemi, ma se si tratta di un'operazione così dichiaratamente pericolosa, perché non organizzare un piano che preveda l'allontanamento della cittadinanza? Qui a Vicenza anni fa venne trovata una bomba vicino alla stazione, un regalino americano della seconda guerra mondiale quando gli alleati bombardavano la città, soprattutto nella zona della ferrovia. La bomba doveva essere disinnescata e si decise di allontanare i cittadini nelle case vicino al luogo dove si sarebbero svolte le operazioni. La gente di Bhopal stava scappando, ovviamente, ma perché non prevedere un piano organizzato per questo? Non posso accettare la facile risposta «ma cosa vuoi, siamo in India, un paese del terzo mondo». No, credo che evacuare le persone fosse una possibilità assolutamente nelle corde del governo indiano di allora. Invece nulla, si procede e la gente deve arrangiarsi. E ci mettono 7 giorni a consumare tutto l'isocianato di metile presente nelle cisterne. Comunque è andata bene. Gli abitanti di Bhopal ritornano, ma sono giustamente furiosi. A questo punto vogliono capire perché è successo il disastro. E parte subito un'indagine e non ci mettono molto a capire. Il cemento che seppelliva le cisterne è crepato. Si recupera la cisterna E610, è intatta, non è esplosa. Quello che aveva ceduto era la valvola di sfogo d'emergenza. I rappresentanti del sindacato però non si fidano. C'è in ballo anche l'idea del sabotaggio suggerita dall'amministratore delegato della Union Carbide. Loro rappresentano circa 850.000 lavoratori del settore e non possono restare impassibili di fronte a un evento simile. E così cercano un parere esterno indipendente e si rivolgono a Michael Wright, che è il direttore della Health and Safety Union Steelworkers, una persona che ha una grande esperienza sulla sicurezza nelle grandi fabbriche. Lui accetta, ma le autorità gli negano il visto, né la Union Carbide né il governo indiano lo vogliono tra i piedi. E quindi lui decide di recarsi in India come semplice turista. Ovviamente non ha accesso all'impianto, deve accontentarsi di guardarlo e fotografarlo da lontano, nel segreto più totale. Però ottiene il manuale tecnico operativo dell'impianto, parla con gli operai che ci avevano lavorato e con quelli che erano al lavoro quella notte. Scopre che per poter pulire l'impianto era stata fatta una modifica che metteva in comunicazione le cisterne con le tubature. Comodo, ma estremamente pericoloso. Quindi fa 2+2. L'acqua che entra nelle cisterne, la reazione chimica, la fiamma a pilota spenta, tutto diventa chiaro. Le indagini Wright spiegano perfettamente cosa è accaduto. Quello che ancora non è chiaro è perché sia accaduto. Potrebbe veramente trattarsi di un sabotaggio. Qualcuno voleva causare un incidente, magari non così devastante, ma l'idea che qualcuno avesse manomesso i sistemi prova a farsi strada. Per la verità ci credo in pochi, e anche io, dopo aver studiato il caso, non me la sento di avvalorare la tesi del sabotaggio. Troppe cose non funzionano. Allora, l'impianto di refrigerazione era stato staccato, il personale deputato al controllo era stato drasticamente ridotto, il controllo degli indicatori di pressione e temperatura doveva essere effettuato sul posto e non mediante una centrale computerizzata a distanza, alcune flange di sbarramento dell'impianto erano assenti o completamente deteriorate per corrosione, l'azoto, che aveva funzioni di calmieramento, era stato tolto e la pressione della cisterna era troppo bassa. Inoltre, gli idranti erano sottodimensionati, la fiamma pilota era spenta e la torre di sfogo o di sfiato era tappata. Sono troppi i malfunzionamenti e troppi di loro sono proprio la scelta, frutto di scelte ingegneristiche ben precise. Non è un lavoro che può fare un sabotatore da solo. Sembra più un problema di negligenza. Se uniamo il tutto al fatto che la Union Carbide in quell'impianto era in perdita, la cosa credo si spieghi più logicamente. Un incidente principalmente dovuto alla volontà di tagliare i costi di una fabbrica che non rendeva.
Si indaga ancora e si scopre che il responsabile della manutenzione era stato licenziato e i problemi in quell'impianto si stavano verificando da ben prima della sua chiusura. Strumenti tarati male, manometri difettosi, tubature arrugginite sono un chiaro esempio di questo tentativo di riduzione dei costi. Insomma, la teoria del sabotaggio sembra sempre più un tentativo fatto da Union Carbide di gettare fumo negli occhi per nascondere le proprie responsabilità. E il tempo passa e la fabbrica di Bhopal è ancora lì, arrugginita. Il terreno non è mai stato bonificato perché il governo indiano non è mai riuscito a raggiungere un accordo né con la Union Carbide prima né con la Dow Chemical, che diventerà la proprietaria in seguito. Le tubature sono sempre più arrugginite, nessuno ha mai riparato la cisterna esplosa. La situazione oggi è esattamente quella di 38 anni fa, solo che sono passati 38 anni. Molte associazioni ambientaliste nel frattempo hanno denunciato la pericolosità di quella struttura. Dicono che i rifiuti rimasti possono costituire un terribile potenziale pericolo per la città di Bhopal e che la contaminazione del terreno potrebbe provocare un lento ma inesorabile avvelenamento del terreno nei prossimi anni, che causerebbe danni al sistema nervoso, al fegato e ai reni della popolazione. In effetti, recenti studi hanno dimostrato che l'incidenza di tumori ha subito un'impennata nella zona del disastro. Stiamo parlando di centinaia di tonnellate di sostanze chimiche tossiche come esaclorobenzene, mercurio, che sono ancora contenute nei contenitori aperti o abbandonati sul terreno dell'impianto. Si è calcolato un totale di 396 tonnellate di sostanze più o meno tossiche ammassate in una zona dove vivono oggi 25.000 persone. Alcune aree sono così inquinate che chi vi si trattiene per più di 10 minuti rischia di perdere conoscenza. E la pioggia trascina queste sostanze dal terreno, contaminando pozzi e falde. I livelli di inquinamento dei pozzi d'acqua risultano essere 500 volte superiori al limite imposto dal paese. Gli strascichi, quindi, ci sono ancora. Centinaia di persone ancora oggi ricorrono a cure mediche praticamente quotidiane per cercare almeno di limitare gli effetti di quella intossicazione. E chi è che dovrebbe ripulire? La Dow Chemical, che ha comprato la Union Carbide, è molto chiara in questo senso. Loro hanno rilevato la società, ma non le responsabilità legali sullo stabilimento di Bhopal. Una storia stentita mille volte. Una società fa un disastro? Basta che chiuda. O magari apre con un altro nome e venga comprata da un altro. Il problema è risolto. Sono problemi di chi abita in quella zona. Ma scusate, è questo che si intende con società a responsabilità limitata? Dobbiamo aspettare il 2004 perché la Corte Suprema indiana ordina al governo di obbligare la Union Carbide a risarcire le vittime e i loro parenti con un fondo di compensazione di 470 milioni di dollari. Sono meno di $1,000 a vittima se calcoliamo i 500.000 tra morti e intossicati. Come controparte dell'accordo, la Union Carbide chiede l'immunità per qualsiasi denuncia futura. La Union Carbide India Limited viene dismessa nel 1994 insieme a quell'azienda, quella che produceva batterie da dove venivano gli operai che avevano provocato il disastro. E ancora oggi la Union Carbide continua ad affermare che la causa dell'incidente fu un sabotaggio. In seguito, l'area sarà testimone di due esodi di massa, gente che se ne andrà per paura delle condizioni ambientali che si trovava a vivere ogni giorno. Non sto descrivendo un'operazione coordinata dalle autorità per aiutare la popolazione a tornare a vivere in un posto più sano, no. Sto parlando di un totale di 700.000 persone che lasceranno le proprie case sperando di trovare un posto migliore per non rischiare di ammalarsi o, peggio, morire. Adesso farò un'affermazione un po' forte e volutamente provocatoria. Ma se una cosa del genere fosse accaduta non in India, ma negli Stati Uniti, in Australia, nel Regno Unito, insomma, dall'altra parte del mondo, le conseguenze sarebbero state le stesse? Per capire meglio cosa intendo, faccio riferimento un attimo alla copertura mediatica della notizia, analizzando il numero di articoli che parlavano del disastro sui tre maggiori quotidiani italiani dell'epoca, ossia il Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica. Nel mese di dicembre dell'84, sulla stampa erano usciti 41 articoli, di cui 8 in prima pagina, sul Corriere 20 articoli, di cui 8 in prima pagina, e sulla Repubblica 22 articoli con una prima pagina. Passa un mese, sulla stampa gli articoli passano da 41 a 7. In prima pagina non c'è nessun riferimento. Sul Corriere da 20 a 2, con un richiamo in prima pagina, mentre sulla Repubblica si scende da 22 a 4, con un solo articolo in prima. Da 82 articoli si arriva a 13, stiamo parlando dell'85% in meno in un mese, il primo mese. Poi sempre meno, a parte un ritorno di fiamma tra luglio e agosto dell'85, nel quale sembra che l'attenzione di Bhopal si riaccenda, ma la causa è dovuta ad alcune situazioni di allarme negli Stati Uniti dovute a delle intossicazioni provocate da sostanze prodotte a Bhopal. Intossicazioni lievi e non provocheranno per fortuna nessuna vittima, nessun problema ambientale. Di lì a breve arriva la notizia della chiusura definitiva della centrale dopo l'apertura temporanea necessaria a smaltire le scorie ancora stoccate.
Altra notizia che accese momentaneamente l'interesse dei giornali furono due incidenti accaduti tra l'11 e il 14 agosto in due stabilimenti della Union Carbide, dove si verificarono due fuoriuscite di gas che provocarono casi di intossicazione lieve, per fortuna, nei cittadini che abitavano le zone vicine alle centrali. È ovvio che qualche rimando alla tragedia di Bhopal venne automatica, ma credo che se non ci fossero state di Bhopal non se ne sarebbe parlato più. E oggi? Oggi chi si ricorda di Bhopal? Io ho fatto una piccola indagine tra i miei amici. Qualcuno più vecchio ricorda qualche cosa, ma i ragazzi più giovani non ne sanno nulla. Io vi chiedo, come abbiamo potuto dimenticare? Come si fa a dimenticare una tragedia che ancora oggi, in questo momento, sta riversando sugli abitanti di quella zona le sue conseguenze? Però forse siamo noi che ci abituiamo a tutto. Qualunque sia l'entità della tragedia, fai passare un po' di tempo e cadrà nel dimenticatoio. Noi italiani poi siamo maestri in questo. Se accade una cosa grave, mostriamo tutta la nostra indignazione, ci arrabbiamo, magari protestiamo. Per un paio di giorni sembra che possiamo avere addirittura la forza di fare qualcosa, ma poi il tempo passa e torniamo sempre ai nostri interessi di sempre, il campionato di calcio, i tronisti di Maria De Filippi, i litigi delle star. Avete visto quanto ci siamo appassionati al processo tra Johnny Depp e la moglie? Me ne hanno parlato finché ero in cima al Pasubio, in alto, in cima a Palon. Mi sono guardato attorno. Neppure da lassù riuscivo a percepire l'immensità del cazzo che me ne fregava. Nel giro di un paio di mesi noi dimentichiamo tutto, dimentichiamo fatti, cause, colpevoli, torniamo pronti a subire di nuovo tutto quello che accade. E sono tante le tragedie così, eh? Di alcune ho parlato, chi si ricorda il disastro della Deepwater Horizon, che è soltanto il più grande disastro ambientale marino della nostra storia? Chi si ricorda Fukushima? Non se ne parla più. I reattori stanno ancora fondendo, eh? Ci sono migliaia di silos pieni di acqua radioattiva usata per raffreddare che nessuno sa esattamente come smaltire, ma non se ne parla praticamente mai. E chi si ricorda gli incendi della Siberia del 2019? Abbiamo perso una superficie boschiva grande come la Grecia e nel 2020 le cose sono pure peggiorate. E ve lo ricordate voi che il lago di Ara oggi ha una superficie che è solo il 10% di quello che aveva in passato? Era il quarto lago più grande del pianeta, era una pozzanghera e potrei andare avanti così per molto tempo. Invece noi ci abituiamo, la stampa non ne parla più e poco per volta il problema sembra che sia risolto. Quanto vogliamo ancora continuare a far finta di niente? E Bhopal, la centrale, è ancora lì. Uno scheletro arrugginito, pieno di materiali tossici, tutto in rovina. Ma in sala controllo, sotto un pannello, resta una frase che oggi appare come una vera beffa. Safety is everybody's business. La sicurezza è un affare di tutti. Permettetemi di dedicare questo racconto ad una persona per me un po' speciale. Si chiama Stefano Fregona ed era il mio comandante durante il servizio militare. Una persona dalla quale ho imparato due cose, il senso di responsabilità e il fatto di non mollare mai. Dopo mio padre e mia madre, ovviamente, è la persona che più mi ha insegnato in questo senso e lo ha sempre fatto con l'esempio. Non ha mai preteso dai suoi uomini una cosa che non facesse anche lui per primo. Una delle pochissime persone della quale non ho mai sentito parlare male da nessuno. Chiunque lo ha conosciuto conserva dentro di sé il mio stesso magnifico ricordo. I casi della vita hanno voluto e hanno fatto in modo che sia tornato ad incontrarlo e a frequentarlo, e quello che mi fa piacere è che dopo tutto questo tempo non è cambiato di una virgola. A presto Stefano, e grazie di tutto.